Salve a tutti cristalline e cristalline, nel video di oggi andremo a realizzare la base di questa boccettina shaker. Per realizzarlo andrò a utilizzare questo stampo che vi feci vedere in un video precedente riguardo gli acquisti di AliExpress. Prima cosa lo riempio con la resina UV. Quando ho riempito circa i due terzi dello stampo vado ad inserire la parte superiore, stando attenta che sporchi un poco di resina e a non formare bolle. Dopodiché lo vado ad asciugare sotto la lampada UV. Dopodiché con un taglierino vado a rimuovere tutti gli eccessi. A parte creo un po' di resina marroncina per realizzare il tappo e con un po' di resina trasparente preparo la parte sottostante della boccetta. Sempre con la resina UV vado ad unire tutti i pezzi. Prima di chiudere il mio shaker, ovviamente vado a riempirlo. Dato che io voglio che sia una pozione d'amore, lo riempio con dei cuoricini e dei glitter. E dopodiché, con l'aiuto di una siringa, vado ad inserire prima un po' di acqua colorata e poi dell'olio. In questo caso sto usando del semplice olio Johnson. Poi procedo ad incollare anche il tappo della nostra bozzetta. E questo è il risultato finale, dopodiché possiamo decorarlo come più ci piace. Io ad esempio ho aggiunto delle stelle, delle lune e delle alucce realizzate con la resina. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Un bacio e al prossimo video. Ciao!